Se c'è una festa che ha saputo attraversare indenne paesi e secoli, questa festa è proprio il Carnevale. Il Carnevale è la festa della trasgressione più euforica, nella libertà che si spinge fino alla licenza. È la festa in cui possiamo metterci in maschera e cambiare identità senza che nessuno ce ne chieda conto. È la festa in cui possiamo irridere il potere. Ed è questo il significato degli attuali carri allegorici. Il Carnevale ha delle tradizioni antichissime e queste tradizioni ci riportano al significato dell'orgia, del ribaltamento delle convenzioni, della disordine e del caos. Un caos che è limitato all'interno del periodo della festa. Nell'antica Grecia erano le antesterie, le feste in onore del dio Dioniso, il dio dell'orgia e dell'ebbrezza. Nel mondo romano erano i Saturnali. Le feste in cui si rovesciavano le gerarchie sociali e i liberi diventavano servi, i servi diventavano per pochi giorni liberi. Il Carnevale nel mondo cristiano, nella liturgia cattolica, è legato forse ad un significato etimologico, quello di eliminare, diciamo, la carne dalla dieta, carnem, levare. Non è un'etimologia condivisa e accertata, ma tuttavia riporta ad un significato, diciamo, liturgico e spirituale. Si fa precedere il periodo della Quaresima e quindi delle astinenze e del digiuno da un periodo di grande festa, di grandi banchetti, dello stare a tavola tutti insieme, di questo disordine e anche dei piaceri del corpo. Con la Quaresima ai piaceri del corpo si sostituiranno i diritti dello spirito. E forse per questa complessità di significati che il Carnevale si porta con sé, celebrare oggi la festa non significa soltanto avere un momento di divertimento, di danze, di balli, il piacere della tavola insieme agli amici, il piacere di mascherarsi e di giocare ancora insieme a questo gioco antico, ma forse, dicevo, proprio per questa pluralità di significati, oggi festeggiare il Carnevale significa anche ripercorrere il proprio passato, la propria storia, ritornare alle proprie origini. E forse c'è anche questa finalità nella volontà della città di Ferrara di rievocare i carnevali rinascimentali attraverso una grande festa in costume e in maschera che è stata realizzata proprio il 9 febbraio scorso. Popolo nostro de Ferraria, a te gloria e onore dello beato Giorgio Cavaliere e degli santi patroni dell'alma città de nostra, noi, Ercole d'Este, Duca de Ferraria, Mutina e Terezo, in sto anno de grazia, dalla salvifica incarnazione dello nostro Signore, comandiamo e decretiamo che nel 9° e 10° di questo mese di febbraio si faccia festa e baldoria. Thank you.
Il Carnevale quest'anno è stata una grande festa, un grande spettacolo messo in scena con la regia dell'Ente Palio e delle contrade tutte del Palio. Ha voluto ricordare un evento in particolare, quello avvenuto l'11 febbraio 1483. Siamo in piena guerra tra Ferrara e Venezia e nonostante questo, dicono le cronache, a confusione dei veneziani si è voluto fare lo stesso una festa in castello con grandi cerimonie e banchetti. Questo per creare proprio confusione nei veneziani e in qualche modo era diventata anche una guerra psicologica per cui bisognava far capire che Ferrara non aveva paura di nessuno, neppure dei veneziani che erano i nemici per antonomasia degli Estensi e che avevano delle truppe molto importanti e numerose e ovviamente tantissime galee che solcavano i corsi d'acqua, compreso il Po. Il cortile del castello ha visto la messa in scena del martedì 11 febbraio 1483. Il fulcro del carnevale del 2013 era il personaggio di Ercole I d'Este. Non a caso, come più volte specificato anche dal dottor Scafuri, è stato scelto come elemento di riferimento l'epoca di Ercole I d'Este perché è sicuramente più esaustiva per la manifestazione del carnevale. Duca che ha promosso la cultura anche appunto nella manifestazione carnevalesca a Ferrara durante il Rinascimento. E quindi questa rappresentazione teatrale ha visto uno spaccato della corte ducale dell'epoca di Ercole I, in cui la gara delle bagatelle a divertimento proprio del duca ha costituito l'elemento più caratteristico di questa rappresentazione. Momenti tratti appunto da opere letterarie tra anonimi o addirittura autori più elevati come Lorenzo il Magnifico, in cui davano spettacolo e mettevano in scena la quotidianità più o meno comica che si poteva svolgere all'interno dell'epoca rinascimentale. I ferraresi amano molto la loro città, il centro storico, gli edifici monumentali, le mura e così via. E tuttavia, durante gli anni dove abbiamo organizzato una serie di iniziative culturali, percorsi alla scoperta del centro storico, abbiamo visto che i ferraresi hanno voglia di conoscere sempre di più, anche perché negli ultimi anni le scoperte attraverso le ricerche d'archivio, gli scavi archeologici, hanno messo in luce alcuni aspetti nuovi ed inediti che ci danno l'opportunità di conoscere meglio la nostra città, di conoscere quella che è attualmente la nostra città, il nostro centro storico, ma soprattutto cosa è stato nel passato. Accolto a braccia aperte l'invito in particolare dell'Ufficio Ricerche Storiche del dottor Scafuri per collaborazione all'interno di questa grande manifestazione che quest'anno ha veramente aperto in maniera così estesa le porte a tutta la città. Il Carnevale Rinascimentale, che è un appuntamento nuovo per i nostri appuntamenti più consueti durante l'anno paliesco.
che normalmente si svolge in maggio. Si sono stati aggiunti in questi ultimi anni gli appuntamenti dell'autunno e questo sicuramente, dato il buon esito che ha avuto di riscontro di pubblico e di calore che ci ha trasmesso la città, sicuramente diventerà un appuntamento di grande impegno già da quest'anno e sicuramente si ripeterà anche per i prossimi anni come da parte nostra. Il palio è sicuramente il primo pensiero che mi viene, aggregazione. Il palio è volontariato, il palio è ricerca storica e applicazione di essa in una manifestazione di rievocazione che coinvolge o vuole coinvolgere l'intera cittadinanza. Aggregazione perché vediamo veramente gente di ogni età e di ogni estrazione culturale che dà il proprio contributo in senso professionale, artigianale, culturale a quelle che sono gli elementi base, le contrade, questi gruppi di persone volontarie che durante tutto l'anno si impegnano in maniera costante per elaborare quello che normalmente possiamo vedere sicuramente in maniera più allargata durante il mese di maggio. Grande artigianalità e grande impegno, seppur possiamo dire non c'è nessun professionista che effettivamente svolga quest'opera. Questo ha portato poi alla grande danza che ha coinvolto pubblico e attori di questa rappresentazione fino al grande falò, diciamo, dei vizi e delle virtù di Messer Carnovale che ci ha portato nella piazza Castello. Uno degli intenti di questo primo carnevale in cui il palio di Ferrara è stato così protagonista era interagire direttamente con la città, con il pubblico, i turisti che ci hanno così fatto piacere in così grande numero e quindi renderli partecipi di questa vita che sicuramente animava le piazze e i luoghi del Rinascimento ferrarese. Un grande spettacolo di danze, di lazzi, di scherzi e poi lo spettacolo di musica e danza rinascimentale in uno dei grandi saloni del Castello Estense. O trionfale diamante, questo è il titolo del concerto di musica rinascimentale estense a cura delle associazioni Baldanza, Ferrari, Decus e Fidapa, che ha voluto rievocare in una delle sale più belle del Castello Estense uno dei momenti più raffinati e aristocratici del carnevale alla corte di Ercole I d'Este. A Ferrara la corte estense fu sempre molto sensibile alle arti. In campo musicale, presso questa corte, operavano musicisti di fama internazionale. All'epoca di Ercole I d'Este, tra i più noti che frequentarono la corte, ci sono Josquin des Prez, Heinrich Isaac, Jacob Obrecht, Johannes Martini. Musicisti d'oltralpe che portarono alla corte ferrarese lo stile musicale della chanson francese. Anche la danza ebbe una notevole fioritura, grazie a maestri di danza come Domenico da Piacenza e Guglielmo Ebreo, autore, quest'ultimo, di un importante trattato di danza.
È interessante ricordare poi che in quest'epoca i maestri di danza spesso componevano da sé le musiche per le loro coreografie e le pubblicavano nei loro trattati. Nel concerto Trionfale Diamante sono stati eseguiti brani di musica vocale profana e brani di musica di danza, che certamente furono uditi alla corte di Ercole Modeste e dei suoi figli. State scelte due danze significative per due ritmi di danza diversi, che sono la bassa danza e i balli. L'associazione culturale Baldanza è presente a Ferrara e operante dal 2003 attraverso diversi percorsi che di solito si sono sempre coniugati con i monumenti, con le residenze storiche, parliamo di Casa Romei piuttosto che il palazzo di Schifano e lo stesso castello. La bassa danza era tipica del nobile, creata probabilmente per distinguere il nobile che si muoveva in maniera diversa dalla gente comune, perché nei balli, in cui spesso è presente anche la bassa danza, ma ci sono altri ritmi che sono probabilmente di origine più popolare. Saltarello, piva, viene chiamata la più trista, la piva, perché dai villani è adoperata. Baldanza è questo modo di proporre musica, teatro e danza attraverso appunto percorsi diversificati che valorizzino altresì i luoghi storici della città. Quindi quanto la danza sia scesa nelle borghi e quanto dai borghi sia salita nelle sale signorili non sappiamo, ma certamente era un discorso che viaggiava su e giù in maniera indifferente. Questa proposta si inserisce appunto nel carnevale rinascimentale, è qui in castello perché sicuramente la ricerca che è stata fatta di musiche e danze è stata ascoltata proprio in questi luoghi, in particolare ci riferiamo al periodo del Ducato di Ercole I, quindi siamo alla fine, gli ultimi 30 anni del 400, attraverso un programma ricco che ripercorre un pochino i principali protagonisti, autori anche stranieri chiamati da Ercole I, grande mecenate, a questa corte a esibirsi. A questo carnevale rinascimentale ha partecipato davvero gran parte della città e a confezionare i costumi delle dame e dei cavalieri del Rinascimento, alcuni di essi li abbiamo visti esposti nelle vetrine dei negozi del centro storico, sono stati gli studenti, naturalmente guidati dai loro insegnanti, dell'indirizzo moda di un istituto superiore ferrarese. Siamo andati a vedere nel laboratorio di confezione dell'istituto come si sono preparati a questo evento. Questo è il laboratorio dove le ragazze fanno tutta la parte di modellistica e confezione. Però prima di arrivare in laboratorio le ragazze fanno prima il disegno, la parte del bozzetto, diciamo l'idea da dove nasce, quindi forse da un tema qualsiasi, ed escono fuori disegni. Anche la scelta del tessuto va in base al modello, quindi per cui ci sta tutto un lavoro di ricerca
prima iconografica e poi insomma di tessuti e tecnologie, anche perché la confezione adesso come adesso anche si evolve, quindi le nuove tecnologie, noi dobbiamo stare ai tempi e al passo con le nuove tecnologie. I costumi che vedete sono tutti della corte estense, quindi sono dame di corte. E il ragazzo è Ugo e la ragazza è Parisina, sono i due personaggi diciamo più conosciuti, no? Le altre sono tutte dame di corte. E adesso anzi noi lavoriamo insieme alla corte ducale in convenzione, quindi per cui noi realizziamo gli abiti per loro e loro li sfilano durante il palio. Loro prima hanno fatto attraverso prima la storia dell'arte e del costume, quindi poi lei è l'insegnante di disegno e storia della moda e la parte è la sua. Hanno realizzato dei disegni in relazione al periodo storico, come vedete qui appunto il 400. Sia appunto maschile che femminile hanno fatto prima una ricerca iconografica sui libri e poi hanno ricopiato diciamo con fedeltà i figurini appunto del periodo. E poi hanno realizzato anche dopo disegno anche delle reinterpretazioni diciamo personali e degli abiti in relazione al periodo storico. Io sono una ragazza del settore moda di seconda, mi chiamo Rosa e ho scelto questa scuola perché innanzitutto mi piace molto il disegno, mi piace la moda e spero di trovare un lavoro molto professionale. Faccio anch'io parte della sua stessa classe e mi piace molto la moda. Da grande mi piacerebbe aprire una boutique di successo oppure si vedrà, adesso è ancora presto. Adesso in questo diciamo, periodo le ragazze stanno lavorando su un progetto diciamo Antonioni, il progetto in relazione appunto al centenario della nascita di Antonioni, e loro stanno realizzando dei figurini in relazione al periodo degli anni 50, quindi hanno fatto una ricerca iconografica diciamo sulle riviste, sui libri anche in dotazione dalla biblioteca e poi hanno realizzato i figurini proprio in essere degli abiti del periodo. Come vedete qui hanno utilizzato varie tecniche, appunto dall'acquerello, dal pastello, ai pantoni che sono di colori appunto specifici per la moda, che sono questi, sono proprio specifici per il disegno moda. Ognuno, come vedete, ognuno ha un proprio stile, anche se il riferimento è sempre quello diciamo, del disegno, però ognuno ha uno stile personale ed è proprio questo che cerchiamo di trarre dalle ragazze, appunto, che ognuno esca fuori il proprio stile. Questo è un abito che è stato disegnato da una ragazza delle scuole medie e fa parte del blocco di disegni che ci sono arrivati dalle scuole medie per il concorso che noi ogni anno indiciamo. E ci arrivano i disegni delle ragazze di terza media e quelli che ci sembrano più originali, più interessanti, li realizziamo. Questo è stato realizzato, come vede, e poi verrà consegnato come premio alla ragazza che ha ideato e disegnato questo modello. Io sono un insegnante di educazione fisica e collaboro con il settore moda, soprattutto in occasione della sfilata di fine anno, quando loro mostrano tutti gli abiti che sono stati prodotti durante l'anno scolastico. Ci piace farli vedere alla città, renderci visibili e io aiuto le ragazze a sfilare, tra virgolette, non siamo professioniste, però insomma io aiuto le ragazze a sfilare e a mostrare gli abiti. Adesso sto realizzando l'abito che le ragazze delle scuole medie hanno disegnato e lo sto mettendo a punto, lo sto finendo.
stata una cosa che mi piace, mi piace disegnare, mi piace la modellistica, tutto il settore della moda che dà questa scuola. Da un laboratorio scolastico e da un'attività didattica che forma i futuri talenti di un artigianato sartoriale legato alla cultura locale, è Laboratori Creativi. Scarti per Carnevale si chiamano e sono stati ideati da due associazioni: IDEA, Centro per l'Educazione alla Sostenibilità dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Ferrara, e AWALE, associazione culturale che promuove la cultura del riuso, l'eco design e il riciclo. Laboratori che hanno visto nell'imbarcadere del Castello Estense bambini e adulti cimentarsi nella realizzazione di maschere e costumi con materiali di recupero. Una festa del fai da te, ludico ed educativo, dal titolo ariostesco: Le fate, i cavalieri, l'arme e i maghi io creo. Noi curiamo questo pomeriggio questa sezione di laboratori didattici in occasione del carnevale, che si intitola Scarti per Carnevale, perché lavoriamo con i materiali di recupero. Facciamo oggetti con materiali di riuso di vario tipo. Oggi pomeriggio facciamo creare ai bimbi e anche in realtà ai grandi che passano, perché è dai 5 ai 99 anni l'offerta, degli occhiali trasformati dai vecchi occhiali del cinema 3D che venivano buttati, ne abbiamo recuperati e si potranno creare occhiali immaginari, insomma, per vedere come vogliamo quello che ci circonda, delle armi e accessori di legno per cavalieri e dame di vario tipo, cappelli con una semplice cucitura a mano della maglina, della lana, diventa un cilindro e poi insomma si trasforma, e poi bacchette magiche e piccole maschere da Zorro con la camera d'aria della bicicletta. Noi come missione dell'associazione abbiamo quella di promuovere la cultura del riuso e quindi stimolare la creatività dei bambini e allo stesso tempo limitare lo spreco, quindi recuperare gli scarti di produzione, sottoprodotti o anche oggetti provenienti da donazioni di privati come scarti domestici, per appunto creare un'educazione alla creatività e allo stesso tempo al riutilizzo di una materia spesso nuova e molto interessante. Ad un carnevale Estense, ad un carnevale che rievoca i fasti del Rinascimento, Estense non poteva mancare una rappresentazione teatrale. Il teatro moderno nasce qui a Ferrara e a Ferrara, in occasione di questo primo carnevale rinascimentale, è stata rappresentata da una compagnia di dilettanti molto bravi ed esperti, la compagnia del Vado, l'Aulularia di Plauto. Una compagnia di dilettanti è un classico del teatro plautino, adattato per l'occasione, che ha dato vita ad una delle più note commedie imperniate sugli equivoci e sulla tipologia di un personaggio chiave, in questo caso l'avaro. Il vecchio Euclione, un personaggio disgustoso, eccessivo, di cui prendersi beffe con gusto. La trama nasce attorno al ritrovamento di una pentola piena d'oro, trovata per caso da Euclione, che vive nel terrore che gli venga sottratta, mentre neppure si accorge che Fedria, la sua unica figlia, vittima di uno stupro, vive segretamente il dramma di aspettare un figlio senza sapere chi è il padre. Intorno ai personaggi principali ci sono, come sempre nelle commedie di Plauto, servi, cuochi, fantesche, poi una serie di colpi di scena che conducono dal disordine iniziale ad un finale benedetto dal dio della casa, il lare domestico. Forse voi vi chiederete chi io sia. Guardatemi con attenzione. Non l'avete ancora inteso? E sia
vel dirò io stesso chi sono. Io sono il dare di questa casa, il tutore del focolare domestico, il custode della memoria familiare del padrone di questa casa che io abito da molti e molti anni. Dai tempi del padre e dal padre del padre di Occhione. Insomma, io sono un dio. Ed è probabilmente qua, no, che veniva allestito questo teatro per le grandi rappresentazioni fatte a corte delle traduzioni di Plauto e di Terenzio. Come vi ho detto, la struttura era sempre la stessa, c'era questo tribunale su tre lati con diversi livelli, cioè chi pensa 8, qualcuno dice addirittura 20, no? Dove c'erano gli ospiti illustri, dove c'era ovviamente il duca, dove c'era la famiglia ducale. Poi c'era un grande spazio, che è più o meno uno spazio di platea, dove c'erano una serie di altri spettatori, e poi c'era più o meno in questa zona il palco. Il palco poi dava sulle cucine, perché nei momenti in cui c'erano gli spettacoli teatrali le cucine venivano adibite come camerini per gli attori, che così avevano la possibilità di uscire dal palco, cambiarsi d'abito e rientrare. Quindi era stata anche studiato per permettere a tutti gli attori di potersi muovere anche su un piano scenografico. A fare da guida ai luoghi deputati del Teatro di Corte degli Estensi, Daniele Seragnoli, professore di storia del teatro e dello spettacolo, Matteo Provasi, docente di storia del Rinascimento, Giuseppe Lippani, docente di storia del teatro rinascimentali. Progetto apprezzato dai ferraresi e dai turisti che hanno sfidato l'aria gelida di una domenica mattina di febbraio per conoscere meglio la città. Un carnevale rinascimentale è diventato l'occasione per imparare tante cose sul teatro. Una cosa interessante. Molto. Ho partecipato anche ieri sera alla commedia. Quindi ero presente per l'Aulularia. Riattualizzare questi momenti antichi della città, che significato può avere? Sicuramente è un portare alla memoria collettiva le nostre radici, e quindi è sempre un'occasione. Il carnevale come festa. Ecco, lei è una giovane fanciulla. Ecco, è bene che una città, come dire, riattualizzi queste feste collettive, secondo lei? Sì, è un bene per la nostra cultura, per la scoperta sempre di cose nuove che si possono imparare. Questo carnevale rinascimentale, come idea nuova, le ha fatto piacere? Cosa ne pensa? Che cosa pensa che possa diventare per la città? Lei si augura che abbia un futuro? Io credo di sì, perché già ha una tradizione con il palio, e quindi la vedo come un'espansione di questa tradizione che abbiamo. Vedo che lei è dotata di una splendida macchina fotografica. Sì, mi piace fotografare, e approfitto, visto che passiamo sempre di fretta in centro per andare al lavoro o perché abbiamo mille impegni. Oggi voglio vedere, come ho detto, Ferrara sotto un'altra veste e godermela da ferrarese. Lo spettacolo dura una cosa come 4-5 ore. Però il volere del duca.
E per rievocare i fasti di un banchetto a corte, proprio a Palazzo Roverella si è tenuta una grande cena rinascimentale, accompagnata da spettacoli dell'epoca, danze, musica e racconti e l'animazione di una serie di giullarate. Un'occasione per calarsi nei costumi dell'epoca e rivivere il rito del mettersi in maschera. Dichiaro in questo momento aperto il carnevale e fra un po' vi delizierò con una storia. Ma state bene attenti, signori, perché la storia avrà un decorso per... Oddio, c'è stata televisione. Vado? La storia avrà un decorso per tutta la serata. Conosceremo questi tre buffi personaggi che vengono dalla terra d'Etruria. Ma in questo momento godetevi la fruttina secca, glassata. Splendido. E a proposito di ricette e di piacere della tavola, noi non possiamo dimenticare che c'è una tradizione di dolci carnevaleschi che appartiene un po' a tutto il paese e che è di dolci e di fritto. A Ferrara i dolci tradizionali del carnevale sono i crostoli. Noi siamo andati a vedere come si preparano nella grande cucina di un agriturismo nei pressi della città che è situato in un antico edificio casale cinquecentesco ferrarese, quindi siamo rimasti in tema. Andiamo allora al Podere Misericordia. I dolci di carnevale sono appunto i crostoli, le raviole ripiene di marmellata e i lupini. Iniziamo intanto dall'impasto dei crostoli, che è uguale poi a quello delle raviole. Mettiamo mezzo chilo di farina a fontana sulla spianatoia, facendo un buco nel centro. Aggiungiamo 4 uova. Noi abbiamo le nostre uova di campagna perché abbiamo le galline ruspanti e abbiamo questa fortuna, e ne aggiungiamo una in più perché sono un pochino più piccole, però nella ricetta tradizionale le uova sono 4. g di burro a fiocchetti, mezzo bicchiere di cognac, 2 cucchiai e mezzo di zucchero a velo, 1 succo di mezza arancia. Mezza bustina di lievito, per dolci chiaramente. Si impasta tutto fino a formare una pasta liscia e omogenea. Aiutandosi con un po' di farina perché non si attacchi l'impasto, e con una macchina per tirare la pasta. Adesso noi abbiamo una macchina professionale elettrica, ma va benissimo anche la macchina manuale con la manovella che si usa normalmente in casa. Prepariamo i nostri crostoli in questo modo. Il crostolo va tirato molto sottile, la sfoglia deve essere molto sottile. Più sottile è, più fragrante diventa. Vengono fatti dei quadrati. Vengono fatti 3 incisioni con la spronella.
e girata la sfoglia in questo modo. Per i crostoli si possono fare anche delle strisce lunghe, in questo modo. Con cui si possono fare o dei nodi, oppure si possono anche gettare così nell'olio bollente, come vi faremo vedere fra qualche minuto. Sempre nell'olio di arachidi ad alta temperatura, una volta scolati dall'olio, vanno poi spolverizzati ancora caldi di zucchero a velo. Le strisce vanno buttate così direttamente dentro l'olio bollente, dandogli la forma che desideriamo. Per le raviole usiamo lo stesso identico impasto dei crostoli. Lo tiriamo solo un pochino più grossettino perché dobbiamo riempirlo con la marmellata e quindi non deve fuoriuscirne. Tagliamo dei quadrati di pasta con la spronella. Poi vengono riempiti di marmellata. Questa è una marmellata di prugne che facciamo noi. E chiusi a triangolo. Bisogna fare attenzione di chiuderli molto bene, sennò durante la frittura si aprono. Vanno fritti sempre in olio bollente di olio di arachide per pochi minuti, 2-3 minuti. Anche questi caldi vanno spolverizzati con lo zucchero a velo. Thank you.